Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori e bus al Flight Controller KISS V2. In questo video userò un FS IA6B, ma il procedimento è lo stesso per l'X6B o gli altri ricevitori che supportano il protocollo iBus. Nell'IA6B la porta iBus è questa qua sopra, quindi colleghiamo il cavo e assicuriamoci che il segnale sia in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Il connettore bus dell'X6B è questo qui. Anche in questo caso il cavo segnale va in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Dopo aver prestagnato la scheda e i fili, siamo pronti per fare i collegamenti in questi tre pad centrali. Saldiamo la terra nel pad GND, il positivo nel pad 5V e il cavo e bus nel pad UART. Come abbiamo detto, i fili dell'X6B si collegano negli stessi pad e nello stesso ordine. Per fare in modo che la FS6 riesca a comunicare con la KISS V2 è necessario fare l'aggiornamento firmware della radio. Per le procedure di aggiornamento seguite il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra. Se invece avete una FlySky I6X non c'è bisogno di aggiornare il firmware perché questa opzione è già disponibile da subito. Ora andiamo nel menu System e scendiamo fino a trovare RX Setup. Clicchiamo su PPM Output e scegliamo SBUS PPM. Quindi clicchiamo OK. La configurazione della FS6 è completata, avviamo la KISS GUI. Clicchiamo su Connetti e andiamo su Receiver. In questo menu a tendina scegliamo Futaba SBUS. Quindi salviamo. Ora andiamo in Data Output e facciamo un test del radiocomando. Muoviamo il throttle, il roll, il pitch e lo yaw. Se abbiamo creato delle switch possiamo testarle. Perfetto, è tutto a posto. Questo era il mio tutorial su come configurare i ricevitori iBus nel Flight Controller KISS V2. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.